Sono in compagnia con Antonio Arapuano, arbitro della Cambi, soprattutto è anche un amico. Assolutamente. Antonio, è una domanda difficile. Certo. Ti voglio dire, quante soddisfazioni trova arbitrare in questo ambiente? Soddisfazioni sono immense, perché se uno pensa quando parte a 16 anni a fare arbitrare esordienti e adesso si trova in Serie B, penso che le soddisfazioni sono immense. Fare tutte le categorie e riuscire comunque a essere promosso fino alla Serie B è qualcosa di magnifico. Chiaramente, arrivato a questo livello, l'impegno è un impegno importante, c'è preparazione, c'è dedizione e quindi sicuramente siamo impegnati quotidianamente per fare il nostro meglio. La B è un bel campionato, c'è rimasto un piccolo pazzo, questa A. Sicuramente bisogna fare tante esperienze in Serie B, perché la Serie B è sicuramente una di quelle categorie che ti formano come arbitro, è una categoria agonistica, una categoria che comunque ti mette a dura prova e chiaramente poi i migliori ogni anno vengono promossi, bisogna fare esperienze e poi se si dimostrano le qualità giuste per andare in Serie A sicuramente è un obiettivo che potrà arrivare. Posizione di Rimini, come va? Va bene, sì? Sì, a Stadio di Rimini sicuramente quest'anno Filippo Giosetti ha fatto un lavoro eccezionale, è arrivato in punta di piedi da noi, si è messo a disposizione, ha dato una mano ai giovani, ha fatto due corsi arbitri con tanti ragazzi, le riunioni tecniche molto, molto più impostate rispetto agli altri anni e penso che l'epilogo sia questa cena di fine anno che appunto rispecchia la stagione eccellente che ha avuto la nostra sezione. Sono in compagnia con Paolo Tagliavento. La parola ex non lo dico, ancora Tagliavento è arbitro di Serie A. Quanto pesa quel fischio, quella borsa, metterla in un armadio? Beh, sicuramente dopo un percorso del genere è abbastanza pesante. Ho cominciato a fare l'arbitro che avevo 17 anni, ne ho 46 e dopo 15 anni di Serie A e 30 di arbitraggio riporre per l'ultima volta la maglia nella borsa non è stato un gesto estremamente semplice. Adesso comincia questa nuova avventura, non lasciamo l'AIA, adesso si presume un qualcosa di importante per Tagliavento. Adesso non dipende più da me, io ho voglia di trasformare il mio bagaglio in qualcosa per i ragazzi, ma questo sarà il presidente Marcello Nicchi con il comitato nazionale a decidere quale sarà il mio percorso. Lei tutti gli anni frequenta queste stupende sessioni, cosa vogliamo dire di questa sessione di Rimini? Ma io è la prima volta che vengo, posso dire che mi sento un po' a casa perché ho la fortuna di passare le vacanze estive in un piccolo appartamento qui di Cattolica, quindi mi sento un pochino a casa da queste zone e dico quello che dico sempre, che comunque tutti quanti noi nel nostro cuore abbiamo la sezione della nostra città, ma poi quando si è tra arbitri comunque ci si sente sempre come se fossimo a casa nostra e così è stato anche questa sera. Ultima mia domanda, la VAR. Beh, che dire della VAR? È sotto gli occhi di tutti il successo, il grande successo che quest'anno ha avuto. Noi stessi sicuramente siamo entusiasti di come ci abbiamo lavorato e dei frutti che ha portato. Sono in compagnia con Filippo Giorgetti, commissario straordinario della sessione di Rimini. Filippo, è finita l'annata. Cosa ti è rimasto nel cuore e cosa vogliamo dire a questi ragazzi? È stata una stagione veramente entusiasmante, un anno particolare per la sezione, l'ho definito un anno di ordinarietà nello straordinario. Questo perché ero commissario straordinario di una sezione che è stata appunto commissariata, ma abbiamo cercato insieme ai collaboratori di questa sezione di dare tutte le opportunità migliori per la formazione dei nostri arbitri, non solo sul campo ma come persone, come uomini. Questo è quello che mi porto davvero di più prezioso di questa stagione, aver conosciuto dei ragazzi meravigliosi in campo molto bravi, che si impegnano e che stanno crescendo tanto, ma soprattutto fuori dal campo, dei ragazzi con una profondità, un'umanità che è difficile da riscontrare in questa nostra società, troppo spesso concentrata su se stessa. Invece davvero ho trovato la possibilità di far crescere tecnicamente e dal punto di vista del regolamento, dal punto di vista atletico, ma soprattutto crescere con loro umanamente una squadra di ragazzi meravigliosi.